Plaza Murillo è il cuore della città di La Paz. Il mio arrivo a La Paz è stato impressionante. Sono arrivato praticamente, vedete quel muro di case là dietro? Questo è il centro basso della città, circa 3200-3300 metri di altitudine. E si arriva da là in alto. Là in alto è tutto un altopiano, e intorno ai 4000, e poi di colpo si scende giù. Addirittura a fare la discesa ho avuto un po' di paura, perché effettivamente era molto ripida e era difficile con lo scooter tutto carico. E poi si arriva al centro della città, i boliviani, un popolo che per il momento mi sta colpendo tra un palazzo diroccato lì, la cattedrale qui, credo sia il palazzo del governo quello, perché ho visto fuori tutte le bandiere, nonché i militari, e poi questo scempio. Contenti loro, andiamo avanti alla scoperta. Sono dentro il convento di San Francesco e sto salendo sul tetto. Vediamo un po' cosa succede là in alto. È un po' strettino qui. Ragazzi, sono salito fin quassù e mi manca il fiato. Oh, è incredibile come l'altitudine si senta veramente tanto. Non siamo altissimi, però lo sforzo fisico è tanto. Ti manca proprio il fiato, fai una scalinata, fai 20 metri di scalinata e tira parecchio. Le foto non sono niente. Andrebbero fotografati tutti. L'idea è che ieri ero in Cile e niente di tutto questo. Ho fatto 300 chilometri, cambiato tutto. Figuriamoci se non mi infilo in un mercato, vero? Questo è quello della carne. Non è vegani, tenetevi forte, perché questo non è il vostro mondo. Con tutto il rispetto per i vegani. Ah, per la cronaca, prima un vecchietto mi ha cazziato per le foto. Pazienza, resisteremo. E qui sono sempre in coda. È una città veramente complicatissima. Però adesso ha una morfologia veramente complicata. È veramente un vaso che si chiude e dove tutti vogliono muoversi e dove fare un sacco di casino. È una città che fino a questo momento qui mi piace un casino. È matta come città, la gente fa casino per strada, tutti che suonano il clacson, 1,5 miliardi di improvvisati di taxi, gente ricca, gente povera, gente con i costumi tradizionali che vende qualunque cosa. È una città sicuramente povera, perché qui, ragazzi, mangiare a pranzo mi costa 3 euro, 3,5 euro. Ma sono molto vivi, molto di più che nelle altre parti che ho visitato prima. Buenos Aires non ha questa vitalità, assolutamente, e neanche Santiago del Cile. Guarda che roba! Ma che figata! Guardate là dove hanno costruito! Fantastico! Questa conca qui vanta 900.000 o 800.000 abitanti, non ricordo più esattamente quanti, per un totale di 2.600.000. Gli altri 2.600.000
sono sopra l'altopiano. Là in alto, cioè dove vedete quelle case arroccate che sono fatte solo di mattoni, sopra poi si estende ancora un lungo tratto di città. Il grosso degli abitanti sono là sopra. Un campo da basket! Yuhu! Ma non mi sembra che la Bolivia sia famosa per il basket, ragazzi. Direi proprio di no.